Finite le feste ritorna anche il campionato e dopo lo stop casalingo di Coppa contro la Torres, il Brescia arriva a Verona per riscattarsi prontamente. Mister Grilli manda in campo tutte le 5 ex del Bardolino e si affida ad un più accorto 4-3-2-1. Parte bene il Brescia e dopo soli 3 minuti sfiora il vantaggio. Zanoletti si invola sulla destra, crossa benissimo al centro dove arriva come un fulmine Sabatino che di testa da un metro colpisce a botta sicura. Il numero uno di casa però compie un autentico miracolo e salva la sua porta. Al 14esimo slalom sulla linea di fondo di Sabatino, che si libera di due avversari, calcia a girare ma la palla finisce fuori di un soffio. Il Brescia esprime un gioco spettacolare e la coppia d'attacco Boni-Sabatino risulta imprendibile per la difesa avversaria. La grande mole di gioco del Brescia viene ripagata al 22esimo, quando Boni pennella una punizione con i giri contati, sulla quale Sabatino si avventa e al volo di destro insacca l'1-0. Continua la pressione delle rondinelle e al 26esimo Paliotti lavora un ottimo pallone sulla sinistra, cross al centro dove trova Zizioli libera di saccare, ma non va. Al 32esimo numero ancora di Valentina Boni sulla linea di fondo, cross al centro ma la difesa del Bardolino si salva. Al 40esimo si vede il Bardolino nella metà campo avversaria, fraseggio Gabbiadini Girelli, lotto giallo-blu, si libera al tiro ma colpisce una clamorosa traversa. Nella ripresa mister Longega manda in campo De Stefano per Belfanti e il Bardolino sale di tono. Al 48esimo, contropiede fulminante delle padrone di casa, Girelli lancia Gabbiadini che punta a Schiavi ma il 5 bianco-blu è un muro. Sul successivo angolo Girelli di testa la mette alta. Al 12esimo, episodio in area di rigore del Brescia, Gozzi mette giù Gabbiadini e l'arbitro decreta il rigore. Sulla palla si porta il numero 10 Girelli che di piatto scocca il tiro ma Brunozzi si distende benissimo sulla sua destra e mette in calcio d'angolo. Il Bardolino sale di tono e al 17esimo la pressione viene ripagata. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gabbiadini si libera al cross e trova al centro dell'area Girelli che di testa insacca il gol del pareggio. Pareggio meritato per le padrone di casa. Le gialloblu non si fermano e al 18esimo altro contropiede fulminante. Gabbiadini sfonda centralmente, a tu per tu con Brunozzi tira di collo pieno ma colpisce ancora la traversa. Il Brescia soffre ma al momento giusto punisce le veronesi. Al 35esimo Boni riceve palla da Dizioli, si libera e dai 20 metri fa partire un destro che toglie le ragnatele dal set. Eurogol del numero 10 bresciano che punisce la sua ex squadra. Dopo il vantaggio il Brescia riesce a gestire meglio la manovra e al 37esimo Paliotti crossa per Alborghetti ma la palla va alta. Al 43esimo una generosissima Zizioli tornata in campo dopo il grave infortunio. Su un intervento a centrocampo riceve il secondo giallo della partita e viene espulsa. Le emozioni però non finiscono e al 45esimo un brivido per il Brescia. Girelli, una delle migliori in campo, si libera bene al tiro dal limite dell'area e la palla sfiora il palo alla destra di Brunozzi. Finisce così 2-1 per il Brescia, una partita sofferta ma che alla fine viene portata a casa con gran cuore e un gran carattere. Mister, dopo un primo tempo perfetto del Brescia abbiamo visto un grande ritorno del Bardolino nella ripresa, però alla fine l'ha spuntata la sua compagine. Sì, direi che come ho detto in precedenza anche il Rai, credo che il primo tempo il Brescia è stato perfetto in ogni reparto, però sapevamo anche che avevamo la consapevolezza di incontrare una grande squadra, una squadra che è diversa dalla squadra che è partita un mese fa, quindi il Bardolino, ci aspettavamo un ritorno del Bardolino, però penso che oggi le ragazze del secondo tempo abbiamo un pelino pagato la partita di mercoledì perché è stata una partita pesante sia nelle gambe che nella testa, però devo dire che la squadra poi alla fine ha lottato a denti stretti e ha fatto il gol del 2-1 strepitoso con Boni, che tra l'altro credo che oggi sia stata una delle migliori in campo, quindi cioè onore al Brescia, ma io credo che
tante squadre con questo Bardolino soffriranno, perché è una squadra che comunque ha in formazione la giocatrice più forte d'Italia, quindi può spaventare chiunque, può vincere contro chiunque. Io faccio un grosso in bocca al lupo anche agli avversari, perché comunque oggi credo comunque anche che per il calcio femminile sia stata una bellissima partita, agonisticamente giocata da entrambe con grande pathos, e quindi sono contenta sia per noi, però faccio un grosso in bocca al lupo anche a loro, perché comunque è una squadra che secondo me non merita la classifica che ha. Mister, il Brescia di oggi è una squadra che ha saputo soffrire nel momento forte del Bardolino, ma poi ha dimostrato il carattere giusto, forse quel carattere che è mancato altre volte. Sì, infatti avevo chiesto in settimana alle ragazze che questa squadra manca poco, deve solo fare quando serve quel salto di qualità che gli permette poi di fare un certo tipo di prestazione. Però ripeto, è una squadra giovane, cioè ragazzi, bisogna ricordarsi che il Brescia gioca insieme da 3 mesi, c'è la Torres che gioca insieme da 3 anni, c'è il Tavagnacco che gioca insieme da 3 anni, quindi dobbiamo avere la pazienza, perché queste ragazze devono assimilare anche tante cose. Però ci sono delle prestazioni come il primo tempo che effettivamente sono veramente orgogliosa di essere l'allenatrice di questa squadra. Mister Longega, dopo la prestazione di oggi del suo Bardolino possiamo dire che la classifica è una classifica che non rispecchia le vere potenzialità della sua squadra? Ma certamente oggi abbiamo fatto una buona partita, c'è stato un primo tempo sicuramente dominato dal Brescia che meritava il vantaggio, poi nel secondo tempo siamo usciti noi e credo che il risultato ci sia un po' stretto, però a me resta una buona prestazione, resta una squadra che sta crescendo e questo per noi è importante, anche perché quest'anno il nostro obiettivo non è certamente quello di arrivare in alto, di vincere il campionato, ma di plasmare una squadra per il prossimo campionato. Ci stiamo riuscendo, abbiamo fatto un'ottima partita, è stata veramente avvincente, giocata bene da tutte e due le parti, forse gli episodi ci hanno un po' punito, il rigore sbagliato, le due traverse, ma tutto sommato io sono contento per come si è mossa la mia squadra. Carla, oggi un Brescia che ha sofferto ma alla fine ha portato a casa il risultato, e poi il rigore che ha parato, un intervento stupendo possiamo dire. Ti ringrazio. Sì, un Brescia che ha sofferto in particolar modo nel secondo tempo. Siamo state brave a non mollare, a crederci fino alla fine, e siamo felici così. Adesso il prossimo impegno casalingo col Torino, un altro impegno difficile, forse troppe partite insieme in questo periodo? No, no, anzi, queste partite ravvicinate non possono far altro che migliorare i nostri ritmi e il nostro gioco, per cui non credo che potremmo subire, tra virgolette, defiance con queste partite ravvicinate. Sì, il gol dell'ex sicuramente fa piacere, soprattutto per la squadra, perché abbiamo vinto questa partita che era importante. E che gol, vabbè, come dico sempre, un po' di fortuna ci vuole. E è per me un'emozione grande, e speravo oggi di dare un contributo fondamentale, perché per dimostrare che qui a Brescia sto veramente bene e sto ricominciando a divertirmi. Vale, oggi un primo tempo fantastico, poi nella ripresa avete sofferto ma avete chiuso comunque la partita a vostro favore. Forse oggi abbiamo visto quel carattere che altre volte è mancato. Sì, è vero, questa squadra ha degli alti e bassi per quanto riguarda il carattere e la determinazione. E il primo tempo è stato veramente ben giocato, il secondo magari forse un po' di stanchezza dalla partita di mercoledì, forse un attimo un calo di tensione, però poi ci siamo riprese bene.